secondo Arrigoni alla fine di questa partita. Siamo tutti per voi perché avete trovato almeno 6. Allora, la rete dà una lieve soddisfazione. L'importante era fare un'ottima prestazione e giocare meglio dell'ultimo. Noi non siamo abituati a questi ritmi veniamo all'altro campionato, però penso che non solo siamo riusciti, nel senso che abbiamo migliorato il nostro obiettivo, abbiamo fatto vedere insomma che sia una buona squadra, anche se non possiamo comunque essere a questi livelli. Una bella partita, anche loro hanno dovuto faticare a dare dei gol in palo, penso, quanto abbiano ovviamente sempre tenuto il pallino in gioco, che sono suonata insomma. Come sta andando il vostro campionato? Il nostro bene, potrebbe andare meglio, ma potrebbe andare peggio, quindi insomma siamo contenti, siamo nella posizione nella quale volevamo essere, adesso come bello, è come la master round e qui è vietato sbagliare e dovremo dimostrare di che passo siamo stati. È solo la Osta la vera favorita per questo campionato, oppure tipo qualche offside che può entrare in testa? Allora, l'hockey è bello, lo sport in generale, ma l'hockey a maggior ragione è bello perché nella storia dello sport ci sono stati un sacco di ribaltoni. Devo essere però, come sempre, onesto, sincero, obiettivo, la Osta per quello che ha fatto fino adesso ha una marcia in più. Poi non si sa mai le partite vanno giocate, però secondo me sono loro che devono eventualmente perdere, perché effettivamente ne hanno di più delle altre. Poi ripeto, l'hockey è bello perché è uno sport in cui finché non suona la sirena alla fine i morti non si contano. Se tu sei un giocatore di esperienza, giocato ad alti livelli, quanto puoi essere utile nella crescita per questi ragazzi? Utile come una mamma col suo bebè, quindi tantissimo. Il mio compito è non solo insomma, fare il meglio che posso, ovviamente ancora in campo, non ho più ovviamente 25 anni, non batto più una volta, però riesco ancora a fare il mio. Credo di essere insomma uno che ha fatto valere anche le sue doti di experience guy, comunque sempre una parola a qualcuno quando sbagliano, comunque un aiuto, una mano, credo che anche in spogliatoio insomma. Avere una persona, un giocatore che ha qualche anno di esperienza più di te fa sempre comodo. Quanto vale il campionato IHL dove gioca il Varese in confronto a quando giocavi? Allora, io ho avuto una grossa fortuna, io ho potuto giocare ad alti livelli. Ora, come in tutti gli sport, l'hockey è molto più veloce adesso, migliorato, si gioca molto più tecnici, i tiri sono più forti, i portieri sono più agili, però insomma c'è comunque un grosso scalino tra l'hockey da non solo fine anni 80, primi anni 90, ma anche fine anni 90, inizio 2000, con tutto rispetto, purtroppo per me e per noi l'hockey italiano non sta vivendo il suo miglior momento. Però non vuol dire che, sai, a me hanno insegnato che quando si scende bisogna risalire. Quindi adesso si tratta di cercare di lavorare bene le società, con la federazione, con i giovani, come ha fatto non so, la Svizzera 35 anni fa, e cercare di portare questo meraviglioso sport agli amici di noi. Quando vediamo ragazzi come Fadani, come Morini, come Costa andare a fare le traffine in Svizzera e poi arrivare a fare uno spocco nelle prime strade decenni qua, fa capire quanto è importante il settore giovanile. Sicuramente è la base assoluta per poter poi creare il livello che noi vorremmo. Bisogna vedere se poi si riesce a dare a questi diciamo ragazzini, tra virgolette, passate questo termine, il livello giusto per poter crescere. Se qui in Italia purtroppo non c'è uno sfogo di un certo livello, è ovvio che vanno all'estero per cercare di migliorare, perché sappiamo tutti che per migliorare per i più bravi bisogna giocare a un livello più alto del proprio, e così si entra più bravi. Se qua non lo si trova, purtroppo siamo costretti a andare all'estero. Saranno le Olimpiadi, ci saranno gli impianti nuovi, questa può essere la volta buona per far crescere l'hockey, oppure sarà un'occasione sicuramente, e bisognerà sfruttarla, bisognerà almeno provarci. Io non sono dirigente federale, non sono giocatore di hockey, al massimo potrei fare un attore forse, però bisogna che ci si dia da fare dietro le quinte per, ripeto, cercare di portare questo bellissimo sport agli antichi attori. Da fare da grande? Da grande, quando sarò grande ci penserò.
Ciao, grazie e bocca al lupo per il crepe. Crepe lupo, siamo un piacere e auguri a tutti. Ciao.